Ci ho provato per anni con i dischi e non riuscendovi, ho provato con i libri. Bene, c'è stato un colpo di scena. È successo che questo libro, di cui non starò a dire il titolo per non fare della facile promozione, ma che in tutti i modi è Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, seguirà il dibattito Feltrinelli di Cisacchi. Che del tutto casualmente ho qui sul tavolo stasera, che posso vendervi con dedica senza alcun sovrapprezzo, chiuso la parentesi, scusa, e vorrei dirvi che questo libro è un libro che sta avendo un enorme successo commerciale ed è la prima cosa che faccio che ha un successo commerciale, quindi mi giustifico, non siate invidiosi, è la prima cosa che faccio che ha un successo commerciale. E apro una piccola parentesi promozionale, primo perché è un libro comodo a trasportarsi in quanto tascabile, è un libro che ha una copertina molto gialla, fosforescente, con indubbie proprietà catarifrangenti, molto utile per gli attraversamenti stradali notturni, è un libro economico, costa poco e io sinceramente ve lo consiglio anche perché raccoglie tutti i deliri del demenziale, quindi se volete informarvi su cosa significhi il demenziale, quali siano i contenuti di questo particolare genere di comicità, il demenziale, io vi consiglio, anzi vi scongiuro di acquistarlo. Può soffrire. E aggiungo, le cose piacevoli della vita o sono illegali o sono immorali o fanno ingrassare. Il cuore è come una puttana, quando smette di battere è finita. La fortuna non è tutto nella vita, c'è anche il culo. I cattivi a volte si riposano, gli imbecilli mai. I coglioni sono molto più di due. Questa è di Eros Drusiani, un autore demenziale bolognese, lo stesso che ha detto volare.